Situazione Covid fluttuante in Abruzzo, così l'ha definita l'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì. I dati degli ultimi giorni parlano di una ripresa dei contagi, ma l'incidenza nei reparti di terapia intensiva è fortunatamente meno aggressiva rispetto al passato. L'attività di controllo con screening di massa e tamponi va avanti e in questi giorni, tra le altre cose, ha subito qualche variazione per l'arrivo dei profughi ucraini. Anche l'Abruzzo rispecchia quello che è un po' l'andamento nazionale. Abbiamo una curva fluttuante, la vorrei definire tale, in quanto negli ultimi giorni ha avuto un aumento di casi, di positivi, però sempre bassi in confronto ai mesi precedenti, ancora meglio agli anni precedenti. Quello che fa riflettere in questo momento è un moderato, un piccolo aumento dell'occupazione dei posti letto in area medica, quindi ancora di più un'attenzione particolare. E soprattutto stiamo portando avanti tutta l'attività di screening di tutte le persone che provengono dall'Ucraina, perché molti di loro non sono vaccinati e quindi un'attenzione anche su questo campo. È un po' cambiato adesso il sistema di controllo, perché proprio stanno arrivando queste famiglie disperate che fuggono dalla guerra. Sappiamo che l'Ucraina, ad esempio, è un paese che per quanto riguarda le vaccinazioni ha una percentuale bassissima. Sì, è una percentuale bassa, si aggira intorno al 34%, ma proprio per questo noi nella nostra regione abbiamo messo un'attività di prevenzione importante. Facciamo fare il tampone tutti coloro che provengono dall'Ucraina nelle 48 ore, ma soprattutto monitoriamo, nel caso in cui dovesse risultare un positivo, tutto il discorso del tracciamento e quindi dei contatti che loro hanno avuto.